attese di conignoli e calze appese. In una stazione ovattata di neve il tuo arrivo leggero nel cuor dell'anno. Benvenuti a Stradella ai mercatini di Natale, una puntata tutta dedicata ai regali. Ebbene, se ancora non avete deciso che cosa regalare ai vostri cari, ecco qualche idea che vi proponiamo noi di Dillo a Telepavia. Buone feste a tutti! E luce di fuoco fatato è arrivato guaiendo le nostre amiche. Pasticceria Liviero di Santa Maria della Versa. Lei è? La signora Liviero. Liviero, insieme a? La cognata della signora Liviera. Che pensierino ci consigliate per Natale? Il nostro pinguino, bello, tutto di cioccolato. Oppure il nostro terrone morbido con il presepe. O il nostro panettone estivo, che è una chicca del nostro laboratorio. E vai alla grande. Buon lavoro, buona giornata. Una scatola di cerini e lumi. Ale, proseguiamo con i regali gastronomici in compagnia di? Provini Piero. Che ci consigli, Piero? Il salame cotto. Buono il salame cotto. Il culatello, buono pure il culatello. Lo zampone che poi fa capodanno. Bravo Piero, ti rubo questa, sai com'è? Non ho ancora sai fatto cos'è colazione. Quello? Cos'è? Lardo pesto. Il lardo col pesto. Mamma, bravo Piero. Sante Nicola ci ha portato in dono le parole. Eccola qua, la distilleria di Morini Guido. Pietro De Giorgi che ci consiglia per Natale. Questa bella rosa, cos'è questa? Crema alla rosa. La crema alla rosa, sì. Per le signore. Il signore va bene. Gradiscono. Va. Allora facciamole un po' ubriacare. grazie mille. Eccola qua, la signora! La signora! Gabriella, che ci propone per Natale? La sfoglia con l'alberello con le creme. Bella! Panettoni artigianali. Sì. Le maggioline. Le sbrisolone. Le veneziane. Insomma, regali per tutti i gusti, non per mancano. Per tutti i gusti. E adesso vi dobbiamo farcire di un po' di vino. Anche venite con me, venite. Qual è la bottiglia di Natale la perfetta? La bottiglia di Natale perfetta è questa Malvasia Passito. Fantastico. Nella sua scatola regalo. Quella. Quella. Guardi, mettiamo qua dentro. Bravo, tu sei? Io sono azienda agricola Ganaghello di Losi. Bravo, località, bravo. Ganaghello, Castel San Giovanni. Bravo. E questa qui è una bottiglia di Malvasia con la sua confezione. Tac, va, chi che prodotto, ragazzi. Che prodotto, capito? Vai di Malvasia. Grazie, caro. Prego. Ehi. Guarda qui, tec, ma che bellezza! Vedersi passare vicini e monti e chiusi nel rancore. Qui siamo in compagnia. Ciao, di? Floriana. Della? Salumificio Daturi di Canneto Pavese. Brava, facci un pensiero di Natale. Allora, un pensiero di Natale, nel senso un regalo. Sì, che cosa consigli a casa? Allora, un regalino. Vabbè, tutto buonissimo ovviamente in queste ma giorni. Una cosa. Il cotechino in assoluto. Fammelo vedere il cotechino. È questo o quello già cotto? Talchi, il cotechino già cotto. Che buono. Poi c'è anche lo zampone che è tipico di Natale. Oh! E non ferisce ma bagna. Il cappelletto di cioccolato dell'Emilia Romagna, mo che buono! Mo che è proprio buono! Ci ha portato parole incartate, scritte, parlate per dircele. Riso in compagnia della signora? Della signora Motta, dell'azienda agricola Motta Pietro Paolo di Borgo San Siro. Brava, che mi propone come regalo di Natale? Un bel riso Carnaroli speciale d'agricoltura controllata. Cavolo, se non ce lo regala lei il riso, chi ce lo regala? Guardalo qua, che bellezza questo riso della nostra provincia. Brava signora, mi raccomando, buone feste. Buone feste anche a tutti voi. Arrivederci. Il silenzio che ci aveva vinto, silenzio di anni. Tante belle
delle produzioni natalizie artigianali in compagnia di Elisabetta. Elisabetta, che ci consigli per Natale? Il gattone Gedeone. Il gattone Gedeone, glielo regaliamo alla mamma, alla nonna. A tutti. Ferma la porta. Ferma la porta. E i cattivi pensieri di quelli che non amano il Natale. Via, alla faccia vostra. Alla faccia vostra. Grazie, ciao. Se ci fosse nel cuore Sante Nicola c'ha portato in dono le parole per spiegarci scalare. E allora, quanti cappelli, buongiorno la signora. Buongiorno. Nadia. Nadia. Di Pietro. Cosa consiglia lei per Natale? Un cappellino. Sì, ne ha di bellissimi, ma ce n'è uno che mi piace un sacco. Talchi. Lui quando può andare fra le cappelline non perde occasione. Arrivederci. Arrivederci. Ecco qua, a proposito di pensierini artigianali, la signora. Sono Rossella Losito della ditta Raffirò. Oh. Per Natale consigliamo prodotti artigianali tutti fatti a mano in Italia. Senta, questa è una tegola. Sono tegole decorate a mano. Ma sì. Che bellezza, che bella, che bel pensierino di Natale, eh? Pensiero, si spende poco e si fa bella figura. Brava, mi piace sta politica, c'è la crisi. Arrivederci. Lavora. Ecco qui, è per le gentili signore, non si può non pensare, no? Alla mamma, alla nonna. La mamma, questo è l'ideale. Cos'è questo? Queste sono agate con argento dorato e anche il fermaglio è argento dorato. Che bellezza. Lei la signora? Subacchi, Gisella. Gisella, che belli, che belli. Avete visto? Alle mamme questo piace. Piace come? E come? Scena bagna e ha portato parole scritte e parlate. Ecco, mi sono incorniciato. Bellissimo, artigianale. Tu sei nome? Ruggero Strada. Ruggero, consigliaci un regalo. Qui c'è di tutto, dalle casette in marmo alle cose in legno, agli scacciapensieri. Tutto c'è? Di tutto. Tu di dove sei? Dorno Pavia. Di Dorno, bravo, va, quanti bei pensieri. Eppure profumati, viva. Per quanto groppo e freddo ci fosse nel cuore Sante Nicola ci ha portato in dono le parole per scaldarci e trovarci. E allora da Stradella è tutto, siamo in compagnia del Babbo Natale, come ti chiami? Arturo! Pensavo Noel. No, Noel. No, Noel, no. Dov'è? Dov'è? Là sotto. Dov'è? E ci sono anche le Babbe Natale, mica male. Ciao Babbe Natale. E allora da Stradella chiudiamo qua, vi abbiamo consigliato qualche regalino di Natale dell'ultimo momento e tutti quanti insieme vi salutiamo al nostro grido di... Ciao a tutti! Allora, anche per oggi è tutto. Avete trovato il regalo ideale? Vabbè, insomma, ce lo farete sapere come? Scrivendoci a dillo@telepavia.tv o chiamandoci allo 0381 09 25 25. Ma per oggi è tutto. Ci vediamo domani puntuali alle 19:30. Ciao!